Non è mai troppo tardi per spegnere il televisore e riacquistare la realtà. Su Indice Alfabetico cercate la voce Il virus, la pandemia indotta, eccetera, eccetera. Person to person, even for people who don't feel sick or know they're infected, the virus can spread when people breathe, talk, cough, or sneeze. When you need to go out, wear a face covering or mask. I seguaci del culto del globo affermano le cose più ridicole. Uno dei loro argomenti preferiti è che si vede l'orizzonte abbassarsi mentre si va più in alto. Dal video Prospettiva con Brian Mulling del 22 luglio 2016. Per vedere tutto il video cercate su Indice Alfabetico Prospettiva con Brian Mulling 22 luglio 2016. Un altro argomento su cui si discute, e credo che questo riguardi la prospettiva, è che molte persone dicono che sanno che la Terra è un globo perché quando andiamo in elevazione vediamo molto più lontano, e queste persone asseriscono che è perché possiamo vedere oltre la curvatura. Ma penso che se è vero sul modello sferico è altresì vero sul modello della Terra piatta, e questo perché l'aumento dell'inclinazione del pavimento o della Terra, supponendo che la Terra è piatta, prendiamo questa livella che io e tengo questa livella rivolta a voi cercando di mantenerla il più possibile in piano usando la bolla, e la muovo verso il basso. Potete vedere molto di più della livella quando la muovo in basso anziché in su. Riuscite a vedere molto meglio le tacche di misurazione, e questo perché salgo, scendo, e così sulla Terra piatta siete in grado di vedere molto meglio se vi alzate in aria. È vero che più si va in alto più si vede lontano, ma esistono alcune limitazioni a causa della densità atmosferica e della rifrazione. Parte del video Esperimento di tramonto densità dell'aria del 26 ottobre 2017. Su Indice Alfabetico cercate la voce densità dell'aria, fogli acetati. Molte persone non si rendono conto che l'aria non è trasparente. Useremo diversi fogli per il nostro esempio. Inoltre useremo dei gel per l'acqua e la bassa linea di galleggiamento. Questo simula l'orizzonte della Terra dove viviamo. Ogni foglio rappresenta diverse miglia. La chiave è che le persone dovrebbero comprendere che l'orizzonte che si vede non è l'orizzonte esatto. Se non ci fosse l'aria, l'acqua e nessun'altra cosa, l'orizzonte si troverebbe basso su un piano perfetto. Le persone non sanno bene cos'è il punto di fuga, la prospettiva ed il funzionamento della Terra piatta, e qui mostreremo invece come lavora. Il primo concetto è la densità dell'aria. Avete guidato ancora in una giornata nebbiosa? Non si riesce a vedere che a pochi metri davanti a noi. Prendiamo questo esempio dell'orizzonte di Chicago, di quello che dovrebbe essere impossibile vedere da 40 miglia di distanza. Alcuni chiedono, perché i grattacieli sono tagliati? Ma non è ovvio? I credenti del globo amano usare strumenti scientifici come il livello ad acqua, mentendo su quello che vedono. Cos'è un livello ad acqua? È il collegamento con un tubo di due contenitori che alle due estremità permette all'acqua di posizionarsi allo stesso livello fra loro,
quando si osserva attraverso, mostra dove si trova in realtà il livello dei vostri occhi. Qui uno degli assunti preferiti dai seguaci del globo con l'uso del livello ad acqua. Siccome la Terra è sferica, l'orizzonte si trova sotto il livello degli occhi. L'angolo del livello degli occhi è l'abbassamento dell'orizzonte. L'abbassamento aumenta con più andiamo in alto. I terrapiattisti usano il livello ad acqua come prova che la superficie dell'acqua è piana, ma lo stesso strumento si può usare per dimostrare che l'orizzonte si abbassa, il che dimostra la superficie dell'acqua curva e che la Terra è sferica. Livello del mare. Non male. Se ci fosse qualche abbassamento, è difficile dirlo. 365 metri sul livello del mare. Oh no, l'orizzonte si è abbassato! 1700 metri sul livello del mare. Secondo l'intelletto dei cultori del globo, questa è la fine dei terrapiattisti. Ma è veramente così? Questo livello ad acqua ci mostra l'abbassamento dell'orizzonte? Simulazione del livello ad acqua, foto reale. Secondo i cultori del globo, sì, è una foto vera. Ci mostra una nave flottante? Simulazione del livello ad acqua, foto reale. Houston, abbiamo un problema! O ci mostra il punto reale dell'orizzonte che non riusciamo a vedere a causa della densità atmosferica? Dov'è l'orizzonte in questa foto? Riuscite a vedere? Il livello d'acqua può aiutarci? E adesso regoliamo il contrasto. Contrasto regolato. Ora osservate. Usate il vostro cervello e pensate. I seguaci del globo resteranno solo seguaci. Non essere mai un seguace, o meglio, non essere mai un credente. La Terra non è un globo. Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso i link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivisa per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio, a colori, solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale, come sul secondo, mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercito il regime in autocarica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore, ma non impongo nulla. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento.